Come sempre, prima di cominciare con questa nuova serie, in realtà, seppur Certo. nuova non è, ci tenevamo a ringraziarvi di cuore per il grandissimo supporto che ci avete dato in tutti questi anni. Speriamo che da parte vostra il supporto continui, soprattutto se volete che questa serie continui. Fino alla finale di Champions League. Se stavi a sbagliare, stavi fino alla fine della Serie A. Quindi, ragà, lasciate like, seguiteci e attivate le notifiche. Niente di più semplice. Detto questo, Buona visione e vengo al video. vai. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Sì. Allora, continuiamo per questo format come nella passata stagione. Quindi facciamo in un unico contenuto il crossover del crossover nel crossover sul crossover. Perfetto. Extra crossover. Dice, per quale motivo per la Serie A li fate separati e per la Champions li fate accorpati? Perché non abbiamo tempo materiale, ragazzi. Non facciamo in tempo, ci vuole troppo, cioè troppi contenuti Esatto. nell'infrasettimanale. Quindi siamo costretti a fare così. Bentornati e ben ritrovati. Mi raccomando, lasciate like per continuare a supportare questa serie, soprattutto adesso che è il primo episodio. Seguiteci e attivate le notifiche cliccando sulla campanella quando pubblichiamo qualcosa anche su questo canale YouTube. Non vi perdete più niente. Doppio canale di calcio, canale extra calcio, canale in descrizione. Come sempre compariranno qui durante il video. Vado rapidamente, qui in mezzo vi metto le partite suddivise giorno per giorno. Quindi, per i consigli che vi stiamo dando con i pronostici, potete anche in realtà fare uno schedinone unico con quante partite so? E so 18. 36 squadre, sono 18 partite. Ecco, potete fare uno schedinone unico oppure magari dividervele giorno per giorno e giocarvi solo quelle del giorno, quelle dell'altro e via dicendo. Juventus PSV 1x, Mi piace. senza se e senza ma. Young Boys Aston Villa x2, Mi ci piace. può sta. Bayern Monaco Dinamo Zagabria 1 1. secco. Milan Liverpool x2. Purtroppo sì. Real Madrid Stoccarda 1 secco. Sì. Sporting Lille 1 secco. Mi piace assai. Diamo Bologna Shakhtar 1x. Diamo fiducia al Bologna. molta fiducia. Sparta Praga Salisburgo. Io rischio l'X2. Ripetimi. Sparta Praga Salisburgo X2. Sì. Ci può sta, ci Ci può stare proviamo. anche per me, ma si può fare. Anche se è una partita tosta, eh. Celtic Slovan 1 secco. Sì. Club Brugge Borussia Dortmund X2. Si poteva anche osare, però visto che ne giochiamo tante, copriamoci X2. leggermente. Manchester City Inter 1x. PSG Purtroppo sì. Ma Girona 1 secco. Non si è così convinto. io No, opterei per un gol. io invece andrei sull'1 secco. Feyenoord Bayer Leverkusen X2. Sì. Stella Rossa Benfica X2. Rischiamo? X2 sì. No, che rischi? Va Ma si può rischiare benissimo, va perché Stella benissimo. Rossa in casa, stadio Lo so, ma è particolare. Benfica comunque. Benfica, figa, come diceva Totti all'epoca. Sì. Atalanta-Arsenal X2, Anche e questa fu purtroppo così che sì. vinse l'Atalanta 1 secco. 3-0. Atletico Madrid-Lipsia 1x. Non Anche sei qui un convinto? golletto. Io mi fido dell'Atletico. Brest-Sturm Graz 1x. 1. 1x ci Sì, copriamo. nel senso. Monaco-Barcellona X2, copriamoci perché noi facciamo il mappazzone, schedinone, clamorosis, le giochiamo tutte quante. Allora, Fantacabbo è il primo episodio, non ci stanno i risultati di scorsa settimana, è un video interattivo, partecipate qui sotto nei commenti, sapete come funziona, sta settimana il budget è limitato a 150 milioni, le scelte ve le diamo noi, senza sforare il budget, vi dovete fare una squadra di calcio a 5, portiere, difensore, due centrocampisti e un attaccante, è semplicissimo, non valgono i voti quando andate a fare i conteggi, solo i bonus e malus che vedete qui. In culo, impressione. Fai scegliere loro il portiere di questa settimana e poi dopo facciamo anche la sfida alla schedina. Ovviamente. Sommer City Inter 17 crediti. Di Gregorio Juventus PSV 15. Maignan Milan Liverpool 12. Carnesecchi Atalanta Arsenal 7. Skorupski Bologna Shakhtar 5. Scegliete un difensore tra questi. Theo Hernandez 17 crediti, Milan Liverpool. Bellanova 10 crediti, Atalanta Arsenal. Darmian 10 crediti, City Inter. Cambiaso 9 crediti, Juventus PSV. Poch 6 crediti, Bologna Shakhtar. Centrocampista, faglielo sceglie, sentite. Bellingham, Real Stoccarda 34 crediti, De Bruyne, City Inter 26, Kop Miners, Juventus PSV 22, McAllister, Milan Liverpool 16, Samardzic, Atalanta, Arsenal 12. Altro centrocampista tra questi. Musiala 34 crediti, Bayern Monaco Dinamo Zagabria. Skriniar
Pulisic 25 crediti, Milan Liverpool. Çalhanoğlu 19 crediti, City Inter. João Neves, chiamatelo come pare, 14 crediti, Paris Saint-Germain, Girona. E Thomas Partey 11 crediti, Atalanta, Arsenal. Manca l'attaccante, indovinate un po' che ce può sta? La creme della creme. Haaland, City Inter 47, bombe. Mbappé, Real Stoccard 45. Kane, Bayern, Dinamo Zagabria 41. Lewandowski, Monaco Barcellona 38 e Salah, Milan Liverpool 37. Le vostre scelte qua sotto nei commenti, non dimenticate il capitano, queste sono le nostre. 3 2 1. E chi c'è? Che hai fatto là? Che c'è scritto al portiere? Skorupski. Ecco alla poi... Bellanova. De Bruyne, Partey e Haaland. Skorupski, Cambiaso. Io Bellingham lo rischio. Che cavolo ci ho messo? João Neves, scusate. Okay. E Lewandowski. A me mi avanza zero, a te? Uno. Scegliamo sto capit. Vai, mi prendo una penna pure io. Che te dico io qua? Perché? 3, 2, 1, tu vai su... Ma chi vedevo mettere io come capitano? Ma scusate. Io non ho messo Bellingham, bello del zio. Bellingham, bello del zio. Vabbè, ce se prova. Detto questo, adesso facciamo la sfida alla... Aspetta che metto tutto qua. Mettiamo sistemato, sì. Sfida alla schedina e poi, ragazzi, ovviamente sfida ai pronostici, segna o non segna. Come funziona? C'è sta un mappazzone di partite clamoroso. Prendete 5 partite, le scegliete voi. Qua l'altro giorno sbatte sulla... Sulla colonna? No, sulla sedia, arrabbiato per la Roma, sì. Ah, ok. È fatto un livido, sì, se sì, vede, sì, se vede meglio da qua che da qua. Scegliete 5 partite, di tutte quelle sì. Di Champions League che giocano sta settimana, 5 risultati esatti. Se beccate un risultato esatto di ogni partita, vale un punto. Però poi mettete anche di mezzo una partita bonus, la scegliete voi. Se beccate quella, vale doppio, vale 2 punti. Schedina vostra qua sotto nei commenti, di la tua. Young Boys Aston Villa 1-2. Sì. Bayern Monaco Dinamo Zagabria 5-1. Real Madrid Stoccarda 2-0. Sì. Sporting Lisbona Lille 2-1 e Celtic Slovan Bratislava 1-0. Senti la mia. Bayern Monaco Dinamo Zagabria 4-0. Tu hai detto 5-1. Ammazza, sempre 4 gol di scarto. Bene. Real Madrid Stoccarda 3-0. Rotondo, quindi. PSG Girona 2-0. Feyenoord Leverkusen 1-2 e Monaco Barcellona 1-2. Nessuna uguale. Quasi tutti, cioè nel senso le partite uguali, i risultati sono diversi, quindi ce la giochiamo su tutte. I vostri, il vostro gioco qua sotto nei commenti. Benissimo. Sfida ai pronostici, sta settimana non potevamo non scegliere due partite importantissime del calibro di Milan Liverpool e City Inter. Cioè questa settimana c'è una tripla sfida Italia Inghilterra, ragazzi, sì, perché oltre a queste due c'è pure Atalanta Arsenal. Ci sfidiamo e vi sfidiamo su 1x2, ammonito, gol no gol, parziale, risultato esatto per entrambe le partite. Fate il vostro gioco qua sotto nei commenti, vince chi fa più punti, valgono tutte un punto tranne ammonito e risultato esatto, che se beccate valgono doppio. Milan-Liverpool, 1x2 che ci hai messo? X. Io sono andato sul 2 alla fine. Ammonito. Loftus-Cheek. Tomori. Gol no gol? Gol. Anche per me. Parziale? X. 2. Risultato esatto? 1-1. 1-2 Liverpool. City Inter 1x2. 1. Anche per me. Ammonito. Darmian. Acerbi. Gol no gol? No gol. Io ho detto gol. Parziale? 1. Anche per me. Risultato esatto 2-0. 3-1. È stato il Liverpool. Manchester City. Il vostro gioco qua sotto nei commenti, mo vince l'Inter 3-0. Detto questo, segna o non segna sta settimana, è il primo episodio, quindi gli episodi dispari vado sempre io, lui va negli episodi pari a scegliere, devo proporre a lui, devo proporre a voi. Fate il vostro gioco qua sotto nei commenti. Leao, segna o non segna? No. Pure io ho detto di no. Bene. Abbiamo molta fiducia in Leao. Tifosi del Milan fa tripletta. Salah, sempre Milan-Liverpool, segna o non segna? Lo fa? Senti, ma dai sta penna, questa scrive poco. Questa scrive meglio, è più rodata. Segna? Io ho detto di no. Bene. Haaland, City Inter, non te lo manco di, segna o non segna? Avanti. Segna. Non mo di manco. Pure per me segna. Ma la controparte italiana si fa per di perché è argentino, però gioca nell'Inter, Lautaro Martinez.
Lo fa un gol? Allora, qua devo fare un ragionamento diverso, però. Sì. Perché, l'ho detto poco fa, per me la partita finisce 2-0, quindi per me l'Inter non segna proprio. E allora non segna. No! Se, e dico se, l'Inter dovesse fare un gol, quel gol lo segnerà Lautaro Martinez. Quindi mi rischio il sì. Io ho detto... Sì, te stava scrivendo. Io ho detto di no. Io ho detto di no, ma fosse stato Inter City, avrei detto di sì. Intanto non serve a niente di una cosa del genere. Chien. Ammonito o non ammonito, presumo. Atalanta-Arsenal, Al-Ghewis. Titolare nella difesa. È il centrale. Proprio per eccellenza. Nei no, tre. Non me la sento di rischio. Non me la so sentita manco. Però io pensavo che avevi messo di sì, perché quando fai ste cose di solito punti sempre al sì. E invece, boh, nel senso, potrebbe essere, ma secondo me fa il giochetto, ti ricordi quando abbiamo detto espulso, un pia l'ammunizione? Sì, sì, ma guarda. No, Pongracic, abbiamo detto doppia ammunizione. Ragazzi, espulso diretto e l'ammunizione, sì, non sì, varrebbe, preparatevi. Ok. Lo prende Skorupski un gol, è Bologna-Shakhtar. Eh sì, eh. Eppure secondo me lo piglia, benissimo. Allora, grande. Dobbiamo scegliere il nostro calciatore bonus per il segno o non segna. Il vostro gioco qua sotto nei commenti. Torniamo immediatamente. Questo è tuo, questo è mio. Secondo me sto stesso. No, è impossibile. Dice sempre: è impossibile. Poi andiamo a girare il foglio, è identico. Pure poi con la storpiata uguale. Perché io non ho scritto il nome, ho scritto una storpiata di quelle cose. Non ce ne sta la storpiata, anche perché il cognome già di suo è storpiato. Quindi è un codice fiscale. Quasi 3-2-1. Se Mortacci tua sei andato sull'Isi per piattare il punticino, ha fatto 12 gol in mezza partita. Appunto. Non ci ho pensato. L'hai preso. Ma che ho preso? Hai ma capito chi mannata, è? Sì, è miau. E gatti. Ci devi mettere S finale però. Io però gatti. Sopi. Miaui, miai, miai, miai. Anche. Io ci provo, se lo piglio becco 3 punti. Lui è un punto facile. Lo ha già, lo ha già preso. Le vostre scelte qua sotto nei commenti. Grazie per la visione. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.